Presidente, questa è la dichiarazione di voto sul primo articolo della modifica costituzionale. E se il pollaio qua sotto si quieta, possiamo magari partecipare tutti al ragionamento. Una modifica costituzionale che sta vivendo nel silenzio totale all'esterno dell'Aula, con una complicità che non è mai stata così forte da parte dei mezzi di comunicazione, che hanno paura del manovratore. Un manovratore che ha dato l'esempio nella modalità procedurale con la quale sono stati piegati i senatori all'interno di quest'Aula a votare emendamenti che non avrebbero votato in un Senato libero. Perché bisogna ricordare e bisogna stigmatizzare innanzitutto, Presidente, il metodo utilizzato. Perché quando l'opposizione esercita il proprio diritto di opposizione viene tacciata di ostruzionismo, come se l'ostruzionismo parlamentare non appartenesse alla storia di coloro che oggi siedono nei banchi del governo, di coloro che oggi sono seduti su quei banchi a sinistra e che si vogliono ergere a costituenti. Ma ci sono dei soggetti, ne vedo uno a sinistra che è comparso forse per aumentare la sua percentuale di presenze. Buongiorno senatore Verdini. Alzi la mano. Buongiorno. No, non c'è bisogno di alzare la mano, lo sappiamo da che parte sta e che cosa sta facendo. E ci sono poi dei soggetti di cui purtroppo abbiamo visto l'utilizzo. Mi spiace senatore Cociancic, dell'uso che ne hanno fatto. E immagino e purtroppo capisco anche il peso che sta sulle sue spalle per le pressioni che ha ricevuto. Perché una cosa va detta, l'intervista che lei ha rilasciato pochi minuti fa, poche ore fa, ad alcuni mezzi di informazione, tradisce, e senza neanche tanta fatica, il suo imbarazzo di fronte a un emendamento che non ha fatto lei, che non ha firmato, di cui non mi sconosce neppure l'apocrifia. Quello è apocrifo, non è fatto da lei. Nelle sue stesse dichiarazioni lasciate alla stampa si capisce. Il suo alias si chiama Aquilanti. Allora abbia almeno l'accortezza di alzarsi e dire: quell'emendamento l'ho fatto io, la firma che sta in calce è la mia, e producete qui dentro l'originale che non è stato prodotto. E su questo, Presidente Grasso, ci eravamo illusi che avesse riniziato un percorso di dignità nei confronti del Senato che lei rappresenta, nei confronti dei senatori che siedono qui dentro, nei confronti dei cittadini che stanno là fuori nel Paese e che avrebbero voluto vedere toccato da questo Senato l'articolo 3, quello che dovrebbe portare tutti ad avere gli stessi diritti, ad avere le stesse capacità economiche e sociali, mentre qui dentro si parla di tecnicismi che dovranno semplicemente garantire al futuro governante, il presidente Renzi, come vorrebbe essere, una legge elettorale e un Senato piegato semplicemente ad essere servile. No, Presidente, non doveva rappresentare l'istituzione in questa ultima fase in questa maniera. Là dietro ci stanno i ritratti dei suoi predecessori. Quello che lei avrà là dietro non sarà un ritratto degno del Presidente del Senato, ma sarà il ritratto di una persona che si è piegata al volere di un governo, e il Parlamento dà al governo gli indirizzi, non si piega al volere del governo. Senatore Candiani, Presidente, deve fare una dichiarazione di voto. Presidente, questa è una dichiarazione di voto di un senatore libero e non mi interessa se lei mi toglie l'immagine. Lei sarà... No, io non le tolgo l'immagine perché sto parlando, quindi non le voglio. Almeno rispetti la dignità di chi vuole rappresentare i cittadini che ha eletto qui dentro a rappresentare. Le rispetti chi rappresenta questa istituzione. Presidente, l'istituzione qua dentro non la rappresenta comportandosi come ha fatto questa mattina. Lei ha negato il rispetto del regolamento a senatori che si sono presentati qua dentro con lealtà e le hanno sottoposto un emendamento che lo stesso Presidente, suo predecessore, avrebbe ammesso utilizzando lo stesso regolamento che lei mi sconosce.
Ora quello che sta accadendo qua dentro è l'articolo 1. Non è altro che l'inizio di un percorso. Ma noi ci chiediamo, questa è la volontà riformatrice del governo? Questo è il resto del percorso. La Lega Nord non ci sta. Noi non ci piegheremo a questo modo di fare. E l'ho già detto ieri, non abusate oltre della nostra pazienza, perché i cittadini che stanno fuori non ne possono più. E noi daremo rappresentanza efficace di questo trasformismo che sta mascherando un grande inganno. E lo sveleremo ai cittadini.